Questo è un ritorno nel Lazio per Pescara, Pescara che ha avuto un ottimo piazzamento, il terzo posto nel 2014, è un'impresa perché in qualche modo comunque il confronto è tra quelli che sono degli atleti nazionali. Mm-hmm. E cosa c'è da aspettarsi quest'anno? Appena ci siamo presentati eravamo un gruppo di vecchietti, per cui non ci hanno dato minimamente credito, alla fine della prima serata eravamo primi, poi purtroppo l'emozione ci ha un po' gabbato, per cui siamo arrivati terzi. Quest'anno ci siamo preparati meglio, abbiamo giochi d'acqua e noi abbiamo preso i pesci, perché non abbiamo preso degli atleti, abbiamo preso dei nuotatori e delle nuotatrici. In realtà l'abilità nel nuoto è solo in un gioco, ci sentiamo talmente forti in quel gioco che abbiamo deciso di giocarci il jolly. Quante sono le discipline da affrontare? Sono 6 giochi il primo giorno e 6 il secondo, più il fil rouge, e se vogliamo considerarlo un gioco anche la sfilata iniziale l'hanno messa come punteggio per farci impegnare. È un incontro di giochi ma è anche un incontro di amicizia. E poi è un'occasione importante, per questo l'amministrazione comunale è vicina a questi simpatici personaggi, perché è un'occasione per portare Pescara fuori dal nostro Abruzzo, dal nostro territorio. Ci sarà la televisione per 2 giorni che riprenderà questi giochi, ci saranno dei video che dimostrano la bellezza della nostra città.